buongiorno a tutti. Oggi, per festeggiare la Santa Pasqua, siamo qua io e Don Giuseppe per portare nelle vostre case gli auguri di buona Pasqua. Una Pasqua che avviene in un momento di grave difficoltà di emergenza sanitaria. Come ben sapete, siamo rinchiusi nelle case. Il messaggio che voglio portare è quello di una Pasqua serena per le vostre famiglie, per i vostri cari, una Pasqua tranquilla, una Pasqua inedita, da ricordare anche questa, anche se magari qualcuno non vorrebbe ricordarla. E un augurio in particolare ai nostri ammalati del paese che in questo periodo stanno soffrendo questo Covid-19 che sta terrificando non solo l'Italia ma anche tutto il mondo. Il messaggio che vi voglio portare è anche quello di restate a casa. Pasquetta non potete fare le grigliate, quindi questo è importante. Teniamo dure fino al 3 maggio, cercheremo di fare il possibile. L'amministrazione è impegnata al 100% per darvi una mano. Ringrazio i volontari che sono importantissimi in questo periodo, che si stanno facendo in quattro per poter assistere le persone che hanno necessità. Non abbiate timore di chiedere al Comune, il Comune è disponibile e cercherà di fare il possibile. Io quindi rinnovo gli auguri devono essere di felicità, di guardare oltre, di andare avanti e quindi di un prossimo inizio che sia migliore di quello che abbiamo passato finora. Tanti auguri a tutti e cedo la parola a Don Giuseppe. Carissimi arsaghesi, tantissimi auguri anche da parte mia, da parte di Don Cristian. Qualcuno di importante in questi giorni ci ricorda di non scoraggiarci. Chiusi nelle nostre case, chiusi nei nostri pensieri e anche nelle nostre preoccupazioni, non dobbiamo pensare di essere da soli. Cogliamo invece il lato positivo di quello che anche in questo tempo possiamo scoprire. E in più, è proprio a porte chiuse che qualcuno, proprio questo giorno, si è fatto presente tanti anni fa dai suoi scoraggiati, col cuore gonfio, è entrato a porte chiuse nella casa e ha detto pace a voi. Questo ci apre il cuore alla speranza, nel desiderio di fare tesoro di quello che in questo periodo stiamo scoprendo, di più vero, di più importante. Chiediamo di poter ripartire, non come prima, meglio di prima, nei rapporti con gli altri, nei rapporti in casa nostra, nel modo di fare verso le cose che ci aspettano, il lavoro, gli impegni, le cose del mondo, il rapporto con il creato. Bene, allora per tutto questo tantissimi auguri di buona Pasqua.